Una giornata così emozionante, così coinvolgente, difficilmente gli studenti la vivranno un'altra volta, perché qui all'Istituto Curie Vittorini di Grugliasco ci sono studenti da tutta Italia, perché qui è l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 2022-2023 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un punto di riferimento anche e soprattutto per le giovani generazioni. Dottor Surraniti, una grande giornata per il sistema scolastico piemontese. Che parole si aspetta al mondo della scuola piemontese dal Presidente e che messaggio vorrebbe lanciargli? Sicuramente è una giornata molto importante, perché in modo anche simbolico si rientra a scuola, si è rientrata a scuola diciamo come nel periodo pre-Covid, quindi senza mascherine, dove la relazione è ancora più importante, e credo che la scuola in questo potrà aiutare giovani e meno giovani a crescere, a essere più sereni, a vedere la bellezza di un sorriso. Quindi sicuramente la scuola è iniziata bene in Piemonte con tutti i docenti in cattedra, sicuramente questo è un inizio, una tappa importante per fare in modo che poi l'anno scolastico si svolga nella massima serenità e davvero con l'auspicio che davvero possa dare qualcosa in più per i nostri giovani, affinché diventino degli adulti e soprattutto siano protagonisti del presente e del futuro. Che orgoglio ricevere oggi il Presidente Mattarella nella vostra scuola per lanciargli quale messaggio? Il messaggio che la scuola è sicuramente una delle cose più importanti che la Repubblica deve sostenere e accompagnare, quindi bellissimo che sia qui da noi, che sia in questo luogo così ampio, con una struttura così bella, ma c'è bisogno che la scuola diventi e ritorni ad essere il punto centrale di tutto ciò che è la politica di uno Stato, perché solo di lì si può pensare di costruire una società migliore, dei cittadini migliori in futuro. Parliamo con una preside venuta dalla Sardegna. Venire dalla Sardegna a Torino per incontrare il Presidente significa anche un atto d'amore verso la vostra scuola e la scuola in generale. Sì, è così, verso la nostra scuola, verso la nostra regione, che siamo onorati. Quale istituto? La nostra scuola è l'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa di Nuoro. Noi veniamo da Nuoro, dalla Sardegna, sì, ed è vero quello che diceva, siamo onoratissimi di rappresentare la scuola e la scuola sarda. Un incontro con il Presidente, se potesse parlargli vis-à-vis, che messaggio vorrebbe lanciare al Capo dello Stato? Innanzitutto un ringraziamento profondo per ciò che la sua figura ha rappresentato in questo tempo così complesso della nostra storia nazionale. Quindi un ringraziamento profondo per il suo ruolo in generale e per l'attenzione che ha riservato al mondo della scuola e per la sensibilità verso i ragazzi. Inizia un anno scolastico importante, perché si torna a scuola senza restrizioni. Con che spirito lo vivono gli insegnanti, lei preside e i vostri allievi? Con sollievo e con fiducia, come si vive una grande opportunità di ripresa delle relazioni nella pienezza, ed è per questo che siamo onoratissimi di partecipare ad una giornata che è dedicata alla scuola, ma in una cornice che sentiamo particolarmente propria del nostro carisma, che è quella dell'inclusione. Dalla Sardegna, per partecipare a questo importante evento con il Presidente Mattarella, che cosa ti aspetti che vi dica? Che dica a voi studenti che iniziate un anno così importante, perché è il primo finalmente senza restrizioni per il Covid? Mi aspetto che ci dia innanzitutto un augurio, perché sarà un anno di ripresa dopo tutta questa pandemia. Poi ci aspettiamo che incoraggi i nuovi studenti, quelli che dovranno entrare alle superiori o a scuole di qualsiasi grado, a convincerli, a spiegargli l'importanza che ha la scuola nella nostra società, perché più ragazzi si renderanno conto di quanto è importante, migliore potrà essere il nostro Stato. Quanto è mancata a voi la scuola nel periodo più buio, quello della DAD? È mancata tanto. Io per esempio sono entrato in seconda superiore quando è iniziato il Covid e sono uscito in quarta, quindi i rapporti sociali con i nostri compagni e con tutti quelli della scuola è stato davvero traumatico e ne ho risentito molto, però stiamo riprendendo in buono modo. Se potessi dire qualcosa al Presidente, chiedergli qualcosa, che cosa gli diresti vis-à-vis? Innanzitutto vorrei una foto con lui, poi vorrei congratularmi per il bellissimo lavoro che sta facendo, perché secondo me è una delle persone migliori che abbiamo all'interno del nostro governo. Buon anno scolastico allora, buona scuola a tutti.